Giornalismo e morbosità, qual è il confine che non dovrebbe mai essere superato? Parliamone. Ciao, buon sabato, questo è Parliamone, io sono Fabiana. Io sono Gianni. Io sono Alessandro. È scoppiato di nuovo il caso, se qualcuno non si fosse accorto, iniziamo così, se nessuno si fosse accorto, si sta di nuovo parlando di Yara, tipo se siete sordi, non me ne siete accorti. Ne parlano tutti. Stavo okay. Pensando a una persona così... Esatto, così potreste non esservene accorti. Perché si sta parlando costantemente di Yara? Vediamo di approfondire il perché i giornalisti si occupano solo di Yara e di Schumacher che si è ripreso. Poverino. E del tizio bello. E dei mondiali. E del tizio bello. Allora. E del galeotto bello. Il bel galeotto. Il bel galeotto, così. No, il bel galeotto è una. Sicuramente sapete di cosa stiamo parlando. È una di quelle notizie che ha tenuto gli animi degli italiani incollati allo schermo. Perché si parla di questa cosa? Perché i giornalisti, allora questa è la mia opinione, sì. Che i giornalisti hanno bisogno... È lecito che tu la abbia. Io posso avere un'opinione, la mia opinione è che i giornalisti devono guadagnare, nel senso il giornale. I giornali sono in crisi, quindi hanno bisogno che voi cliccate sulle loro notizie costantemente. Qual è il modo migliore per far cliccare le notizie? Che parlare di cose Yara, puriginose. Cose puriginose, tette, cronaca vera, se l'avete, cronaca vera. Cronaca vera, tenete tutto al liceo, andate. La vita in diretta. La vita in diretta. Quelle robe della D'Urso, che non so come si chiamino. Esatto, insomma, notizie che normalmente aggrappano su questi istinti così. Quindi perché si parla di queste robe? E i giornalisti si stanno smerdando facendo questa roba? Mi piace come termine. Ok. Scusi lei. Si stanno smerdando. Ma lei che fa? Si smerda. Secondo me un po' sì, secondo me un po' si stanno smerdando. Beh, okay. Sì, anche normale, dai. Perché appunto adesso la gente vuole sapere queste cose. Il giornalista ormai ha fatto, vabbè, dai, ti è. Però la gente ha sempre voluto sì, sapere. Non è adesso. Sì, ma adesso se ne sono resi conto, non lo so, però... secondo me l'hanno accettato tristemente i giornalisti. È una domanda antropologica. Sì. C'è proprio uno studio dietro. No, ci sarà per forza. Io sono un sacco antropologica, okay. Soprattutto. Ma quando mai? No. Però secondo me è proprio una roba antropologica. Nel senso che la società umana a un certo punto si annoia delle cose. Tipo, nell'Ottocento il giornalismo faceva una roba che era fondamentalmente informazione, che era influenzata più o meno. Però comunque tu volevi sapere le cose dei posti che non potevi raggiungere. Ma infatti ai tempi il giornalista come figura secondo me era percepito differentemente, era percepito più importante di quanto non sia adesso. No, li pagavano 2 lire comunque. No, cioè... vabbè, percepito. Era quello cioè, col cartellino press che non c'è cappello. Mai stato in Italia, press. Però secondo me la figura del giornalista era considerata in modo un po' diverso. Aveva un'utilità sociale, era una mission. Ma era una missione fare il giornalista. Cioè andare dalla gente e dirgli, hey, nelle Americhe succede questo. I vaccini, ci sono un sacco di cose. E adesso, nelle Americhe, c'è Kim Kardashian. Ecco. Quindi si parla di Kim Kardashian. Esatto. No, perché così, praticamente prima, cioè aprivi fino a 800, aprivi... un quotidiano leggevi della scoperta dei vaccini, sembra sì. Fighissimo, e quindi ti stavi informando per qualcosa che non conoscevi. Adesso invece le cose le puoi sapere quello che vuoi. Puoi sapere tutto. E quindi non hai voglia di scazzarti e ti leggi dal giallo dei cogni. Proprio a questo livello. Ma vedi, io non credo che... ad esempio io sono un pochino anche un po' protettivo. Cioè sono dalla parte del... okay, protettivo così, carezza. A casa, così, no, giornalista. Sì. Nel senso, sono un po' sul... i giornalisti devono effettivamente... vivere e sono anche un po' sul sì però è un po' una missione, cioè bisogna sempre vedere, secondo me tutti i giornali stanno su un, cioè cercano di posizionarsi a metà, esatto, o a metà o un po' più di là, un po' più di qua, però è per quello che ogni volta che tu ti becchi la notizia col gattino sotto nei commenti di Repubblica, per dire ciao Repubblica, colonna destra di Repubblica, ci saranno 1000 persone che dicono ma queste non sono notizie eccetera, lo sanno anche loro che non sono notizie, però devono attirare i click, ecco. Perché poi diciamoci una cosa, se il giornale fallisce non solo non ti pubblica più il gattino, non ti dice nemmeno più cosa Obama sta facendo in Iraq. Infatti serve più che altro per avere anche poi soldi e finanziamenti per poi dare anche notizie più serie, mm-hmm. Davvero giornalista, no, si tengono prima il giornalista a cazzo. Parlami di puttanate. E invece gli altri, zio Mauro, Scalfari, che invece fanno le cose serie. Però con quelli non li clicca nessuno. E quelli non li clicca nessuno. Noi siamo andati a controllare quali fossero gli articoli più letti sul Corriere la settimana scorsa.
e 8 su 10 erano su Yara, uno era appunto il bel Galeotto e uno era su Schumacher, che è uscito dal coma, quindi è una roba assolutamente di rilevanza internazionale. No vabbè, io sono contento che Schumacher, vai Schumi. Comunque, a parte questo, cioè, ci sta, tipo, a me interessa, Schumacher si è ripreso, ok, leggo l'articolo, poi mi interessano anche altre cose. E a me questa cosa tocca molto, perché io vengo spesso attaccato su questo, tipo, tu parli anche di minchiate. Perché a me interessano anche le minchiate. Dipende da cosa sono le minchiate. Non è che stai scadendo nel gossip. Beh, c'ero. E quindi è lì il punto. Ma adesso farò la giornalista. Quanto sino a che punto può arrivare? Lei non dovrebbe essere online, perché lei va al best. Esatto. Tipo quelli con le remotion mi danno un casino di fastidio. Tipo me. Tipo i DJ. Tutti, l'80% dei DJ alla radio hanno le remotion. Ok, adesso ti intervisterò con la remotion. Sono giornalista. Ma ecco, questi giornalisti del microfono, lei sta soffrendo quanto sta soffrendo. Lei cosa pensa? Perché succede questo? Ce ne parli? Tipo stai facendo il metodo studio aperto. Sì, no, ti sto chiedendo perché la gente legge le minchiate, ce ne parli? Perché è insito nell'uomo, secondo me, scoprire quanto c'è più di becero, chi c'è peggio di lui, messo peggio. Dice, ah, quello, sto vivendo una giornata di merda, ma guarda, quello lì si è strozzato ingoiando una carota, guarda il coglione. E quindi sei anche contento, ti fa stare secondo bene. Secondo me non è per quello, è che sono robe di facile lettura. Io questa cosa l'ho detto ogni tanto. Beh, Yara, che è tutto il casino. Sì, lei, ma uno sai. Ma Yara secondo me è una roba più di empatia. Nel senso, è quello. Chissà cosa si prova ad avere a vivere una tragedia incredibile. No, siccome ma poi ho paura di viverla, leggo degli altri che l'hanno vissuta. Ma poi sai cos'è secondo me? Che tutti vogliono avere la propria opinione su tutto. Se tu vai su internet, chiunque ti dà la propria opinione su qualsiasi cosa. Tutti sono esperti di un tutto. Quindi è molto facile che le persone leggano di Yara e dicano la loro opinione. Questo dovremmo tagliargli le palle, tagliargliene una, appenderlo. Se ci fosse la pena di morte. Cioè, ognuno ha la propria opinione. Oppure magistratura rossa, no, ognuno ha le idee più folli del mondo. Sì. Però, quindi queste cose sono di facile lettura, la gente le legge e le discute. Mm-hmm. La situazione in Ucraina, ora non dico che sia complicatissimo comprenderla, però devi avere sbatti di sapere cosa sta succedendo. Dove sta l'Ucraina? Sì, esatto, no, ma davvero, dove sta l'Ucraina? Perché? Chi cazzo è Putin? Cioè, devi avere un minimo di fondo di conoscenza. Chi è Putin? Cioè, ma è molto così. Ma molto meglio, questo qui è proprio buono. Questo qui è proprio bel Galeotto. Vabbè, ma lì ci stai due secondi, nel senso, spiegato. Secondo me, quindi secondo voi dov'è il limite? Chiudiamo cercando il limite, perché ci deve essere il limite. Il limite è quello legale, secondo me. Ah, cruciale. Non c'è della legalità in questo. Mi ricordo che una volta, cosa si è dovuto dimettere? E chi è Gad Lerner, perché dal TG1 aveva mandato scene di, appunto, di violenza pedofila, me lo ricordo. Sì. Pezzi però di video. Quando eravamo bambini noi, quindi si parla dei tempi in cui si accendeva il fuoco con le pietre, fondamentalmente. C'era stato il caso della Movie Prince. Non so se ve lo ricordate. Sì. Che se ne parla ancora. Praticamente aveva preso fuoco questo traghetto. E io mi ricordo che in prima serata, cioè ai tempi era su Rai 1 tipo, avevano mostrato i cadaveri carbonizzati. Io avrò avuto 5-6 anni, questa cosa mi ha marchiato a fuoco. Sono di quei traumi. No, veramente mi ha traumatizzato. No, davvero. Ma ero rimasta ipnotizzata, lo guardavo e non capivo. Ma infatti oggi io questa roba non sarebbe successa. No, invece sì, su internet le cose le vedi. Su internet. Non è che in prima serata a Rai 1 no, ma questo è un discorso più complesso, in prima serata. Però secondo me ritorna sempre nella morbosità. Cioè perché devi per farlo? Me lì è non stato stai informando invece. Qua, perché non volevano scioccare, infatti c'è stato un casino. Invece adesso si vuole scioccare, si per sa forza. Che quello crea perché quella click reazione. Perché voglio i tuoi click. Visite, sì, ma tipo noi tutti si lamentano del fatto che c'è un certo tipo di giornalismo sia una merda, però le Iene, Lucignolo, Porta a Porta, queste cose vanno avanti un casino, perché vuol dire che gli stessi che dicono non lo guardano poi lo guardano. Ma sì, ma perché Che sì, ma guarda che tipo il Grande Fratello, siamo l'unico paese che ancora c'ha 10 stagioni, cioè in America è chiuso da 8 anni, non se lo caga più nessuno Grande Fratello, perché siamo così, vogliamo le cose facili, siamo un popolino che si guarda. Ma io non credo che sia una roba solo italiana, quando è molto puttanosa è molto italiana, diciamo. Sei molto, tu mi dice Stani, molto sei molto italiana in questo. Il caso Levinsky? Vabbè. Non dobbiamo parlare? Quanto no, parliamo? Non parliamo. Jacopo De Matteis dice: il vero problema sono le persone che seguono questo tipo di notizie in modo così morboso, perché incoraggiano i giornalisti che cercano solo il profitto. Ha scritto questi ultimi. Ecco, sì. Cioè, diamo sempre la colpa agli altri. Sempre gli altri che se lo guardano. Poi vorrei vedere la tua
cronologia invece, dove cazzo vai a vederti le notizie? Allora, mandaci uno screenshot dato che non lo farà nessuno. Non nessuno. Io me lo mando se volete. A voi però, allora. Ah, ecco. No, io lo ammetto, io TMZ ce l'ho tra i preferiti. Addirittura tra i preferiti. Tra i preferiti, Balò, certo. Balò. Blam. Lo ammetto, però. Comunque, secondo me i giornalisti non dovrebbero, cioè, in teoria hanno anche uno scopo, non è soltanto, come dire, il medico vuole solo i soldi, boh, spero di no, spero abbia anche il coso di voler curare gli altri. Cura anche, quindi. Sì, ma però il desiderio dovrebbe essere quello più alto di, poi... Il problema è che si, cioè, è una roba, i giornalisti fanno questa roba perché vendono di più. Esatto. E le persone si abituano a questo modo di fare giornalismo e quindi... Ma si abituano, non è lo un so, circolo, non lo so. Sono socio. Morgan, quel Morgan. Quel Morgan lì. Che è un figo pazzesco. È un figo pazzesco. Aiuto. Il giornalismo è fonte, no, niente, Morgan. Il giornalismo è fonte di informazione, ma anche il principale motivo di disinformazione. Perché troppi giornali si fanno concorrenza. Però è interessante, troppi giornali si fanno concorrenza e trascurano le notizie importanti. Perché clicca a me, ti faccio vedere. Ma chi te lo dice che Belen, qual è la notizia importante? Belen, Belen è sempre la notizia importante. Quelle che i giornali di regime nascondono, caro no, Morgan. Il problema è questo, l'abbiamo detto anche prima, che noi possiamo leggere della legge, che brutto, della legge elettorale. Per Così. Perché comunque ci sono persone che cliccano sui gattini e sulla ragazza che lancia i gattini. Ma cos'è questa puttanata che i giornali non ne parlano? Minchia, c'hanno 20.000 notizie ogni giorno. No, cioè, ce l'ha tutto. Dai, non è che nascondono, non parlano. Non è la cosa complottista dei giornali, non ne parlano. È un altro discorso. È il discorso del... Tutto, parlano i giornali, anche gli Aunoti, tutto. Io non tutti i giornali parlano di qualsiasi cosa. Sì, cioè chi, però, poi ci sono quelle che però dipende prima da quanta percentuale dai alle cose importanti e quanta alle meno importanti, perché poi siamo tutti uguali, tutti quanti abbiamo qualche cosa di cioè è bello anche essere frivoli, non bisogna solo essere frivoli, lo so, proprio cose di vita, saggezza. La barba proprio. Nome ridicolo che non da Mary Poppins. Mary Poppins. Quando il giornalismo abbandona la notizia di cronaca e tocca in modo ossessivo i sentimenti delle persone coinvolte, perde la sua natura e sfocia nella melma mediatica. Tipo, quindi nome sciocco però saggezza. Tipo studio aperto con i violini nei servizi. No, vabbè, no, è vero, quando Lucia Motta, no, c'era la tipa che aveva il nome famoso perché faceva tutti i servizi super tristi con la musica lì è perché lì è il giovane cagnolino è che di nuovo, cioè alle persone piace, è naturale essere invogliati a commentare di pancia, quindi le manette, ecco, capito? Perché passano il tempo magari a incazzarsi sulla politica e poi leggono invece e non possono farci ma niente. È la stessa ragione per la quale quando si parla di politica spesso si fa gossip dalla politica, perché la gente vuole commentare di pancia, tipo Di Pietro, il primo che mi è venuto, Di Pietro, Grillo, perché cose, che ci piace di più. Perché no, è bellissimo da imitare, è bellissimo da imitare, ok. L'ultimo commento, Roberto dice: ho da darvi una risposta molto dura e importante, clicca qui per scoprire quale, che è, la piaga di 3.0, diciamo. Esatto, o anche 4 e oltre, clicca qui, clicca tutto qui. Finito e poi non c'è niente, c'è il video e non c'è il video. Oppure tu sei giovane, te la tiri un sacco e dici io sono un uomo rispettabile perché bla bla bla. E quindi tu, padre di famiglia integerrimo, clicchi e ti mette la notifica su Facebook. Donne italiane, guarda donne zozze. Donne zozze, addirittura zozze, è bellissimo. E tu... Il momento trash. Volutamente trash, voi non l'avete capito. Questa deve essere una porcata. Vai, vai, pesca. Non mi abituerò mai a questa scatola. Che dici? Come finale della prossima puntata dovete fare l'imitazione di una vostra scelta. Di uno di noi? No, di uno. Una vostra scelta. Di uno. Penso che sia una persona nel mondo. Imita. A me viene Di Pietro, non abbiamo fatto. Fai Di Pietro. Vai. L'avevo già fatto. Chiuderemo con te che fai Di Pietro, lo fai Va. Bene. Faccio... Sì. Io non sono così bravo. E con questo che voglio dire, che il cittadino, quando c'è caldo e suda, sta registrando. Cosa fa? Suda. E che c'è zecca il caldo? Suda.